Copertina celebrativa per le squadre della nostra città in apertura del Caffè dello Sport, il 4-0 della Triestina a Rocco, il poker calato sull'erbetta di casa contro la San Benedettese, doppietta di Granoce, ancora in gol Costantino, tre partite vere e tre centri e a segno anche Petrella in una gara che segna il recupero di due punti nei confronti della capolista Pordenone, che ora insomma qualche angoscia ce l'ha perché la Triestina continua a fare risultati e dopo Vicenza anche con la San Benedettese arriva un risultato rotondo ed importante. Alma più 22 a Cantù dopo le difficoltà a Trento nel chiudere la partita, anche lì l'Alma era andata vicina alla possibilità di portare a casa i due punti in trasferta, seconda trasferta consecutiva, partita dominata contro Cantù, 24 punti in classifica, la lotta per i playoff è ancora lunga e complicata, ci sono anche gli scontri diretti di mezzo, però sarà quanto mai vincente seguirla da qui a fine campionato. Parleremo anche di altro, palamano e palanuoto maschile, poche novità positive, entrambe sconfitte, vince ancora invece la squadra di Ilaria Colautti, le Orchette, che continuano a coltivare il sogno promozione. Parleremo anche di motocross però questa sera, ora intanto presentiamo gli ospiti così capite anche perché. Matteo Contessa, giornalista, rappresentante dei Lussi, buonasera Matteo. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Accanto a lui Roberto Ulizio, giornalista di City Sport, ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. Tommaso Coletti, centrocampista della Triestina, che torna nei nostri studi, un piacere riaverti buonasera. Qui. Buonasera, buonasera a tutti. Mago, come va? Tutto bene? Tutto bene. Ieri hai goduto allo stadio, possiamo dirlo? Ma sì, proprio, non sono da casa, non ho che mangiato. Avevi già mangiato a furia di gol. E con noi questa sera, come anticipato, il campione di motocross europeo 450 assoluto dell'anno scorso, Alessandro Battig, Triestino Doc. Ciao, ciao Alessandro, che tra l'altro è reduce dalla prima prova del mondiale, tra poco parti per la seconda. Grande soddisfazione, un'annata di successi, ora si riparte con il mondiale. Sì, l'altro anno super stagione, ho vinto l'europeo, insomma, grande soddisfazione. Adesso prossima domenica la seconda prova di campione italiano e vediamo. Bene, poi naturalmente approfondiremo anche vedendo alcune immagini molto spettacolari di motocross. Non possiamo che partire dalla Triestina e dal poker rifilato alla San Benedettese. Un poker a Rocco contro la Samb, regina dei pareggi. Due punti recuperati al Pordenone che se vuol chiudere in testa non può permettersi di rallentare ancora. E un'altra prova da incorniciare in fase offensiva. Dal bomber Granoce che sente aria di primavera e marca la doppietta a mister regolarità Costantino. Tre partite vere, tre gol. Sino al tascabile Petrella che entra e segna nella ripresa dimostrando quante armi nel carniere abbia la squadra di Pavanelli. La cronaca, la Triestina recupera Maracchi, mediana al posto di Steffè, per il resto confermati gli 11 vittoriosi a Vicenza, di fronte il 3-5-2 dell'ex Roselli. L'Unione conduce sin dalle prime battute con Bariti, subito propositivo da fuori area. La San Benedettese gioca di rimessa, mentre i rossolabardati tengono il pallino del gioco. Al 16esimo proteste per una trattenuta di Costantino in area, ma Rutella lascia correre. Alla mezz'ora Maracchi prova il tiro a rientrare dalla media distanza, ma Sala risponde in due
tempi. Ancora Bariti, il migliore del primo tempo, ad imbeccare Frascatore in area, la conclusione però è imprecisa. Nella ripresa Petrella sostituisce Bariti alle prese con un problema muscolare. Già al settimo minuto Granocce sfiora la rete di testa su perfetto invito di Procaccio, ma era solo una prova generale. Tre minuti più tardi il Diablo torna a svettare in area su perfetto cross di Petrella. Il meritato vantaggio finalmente si concretizza. Come spesso accade, dopo tanta fatica, la partita si mette in discesa e al 19° arriva il raddoppio sull'asse Petrella-Costantino. Il centravanti ex Sud Tirol conferma la sua straordinaria regolarità sotto porta. L'Unione gioca sul velluto, eppure il neo entrato Steffè, che rileva Procaccio, mette lo zampino nel terzo centro. Bel pallone per Granocce che spara un diagonale sul quale Petrella si avventa come una pantera, confezionando il 3-0. Nel Rocco, in pieno godimento, la Samb si avvicina molto al gol della bandiera al 28°, ma Calderini spedisce il pallonetto a lato, Offredi ringrazia. La Triestina però continua a macinare gioco e al 29° arriva pure la perla di Granocce, che firma la doppietta con un mancino sul secondo palo dopo una finta da campione. Tutto in piedi per l'Unione, che vince e diverte, coltivando passo dopo passo il sogno promozione. Applausi, applausi per la Triestina. Tommaso, una bella soddisfazione che arriva dopo un'altra trasferta importantissima a Vicenza, una Triestina che segna, recupera punti in classifica e fa anche felici i tifosi, perché è stato veramente uno spettacolo. Diciamo che un periodo dal girone di ritorno, dall'inizio del girone di ritorno, che siamo veramente crescendo, quindi credo che i risultati siano frutto proprio di lavoro mirato di ognuno, che cerca di migliorarsi in tutto e per tutto, quindi siamo felici di questo. Io credo, sotto gli occhi di tutti, che anche col Pordenone stesso, che praticamente è l'unica sconfitta che abbiamo preso in 12-13 partite, le ultime, che comunque abbiamo stradominato, quindi siamo molto contenti, ci godiamo questo momento, però rimaniamo sempre con i piedi per terra, perché vogliamo provare fino alla fine a riagguantare il Pordenone. Tommaso, parlavamo proprio durante il servizio della buona intesa Costantino Granocce, che tra l'altro libera da tutta una serie di compiti più magari fisici e di profondità il Diablo, che poi però un po' più libero segna anche di più, ha più possibilità. Ma credo che questa sia la fortuna nostra. Comunque Mauro ha preso dei giocatori a gennaio, e stiamo parlando di Costantino, che ha caratteristiche completamente diverse sia da Pablo, sia da Procaccio, sia da Petrella, dagli attaccanti che già avevamo, ed è secondo me una grandissima cosa, perché comunque l'allenatore ha tante frecce diverse da poter tirare, quindi sceglie in base alla settimana, a come stanno fisicamente, alla partita, ha tantissima scelta. Costantino, nelle sue caratteristiche, ha proprio questo, mentre le partite di prima, magari con Procaccio, che ha altre caratteristiche, faceva un po' più fatica ad andare in profondità a coprire palla fisicamente, mentre invece Costantino è un animale, è un cavallo. Tra l'altro poi da allenatore puoi anche preparare in modo diverso la partita, sapendo che hai 5 cambi, perché certo sempre si preparava magari la sostituzione primo o secondo tempo di alcuni uomini in testa, però sapendo di poterle fare praticamente comunque, perché anche qualora ci fosse un infortunio te ne restano 4, puoi fare una strategia proprio chiara, diversa, un po' più vicina ad altri sport dove le sostituzioni sono continue, no? Cioè, secondo me questo è influito soprattutto per una squadra come la Triestina, che in panchina ha altrettanti titolari. Ma sì, io credo che ogni allenatore si faccia più o meno un programma, un'idea di come possa andare la partita. Poi è normale che sicuramente in base ai risultati, in base ai momenti, uno faccia le scelte. Però, ripeto, questa possibilità sicuramente dei 5 campi, ma della diversità di tutti i nostri attaccanti, dà la possibilità all'allenatore di scegliere in ogni momento la situazione migliore da poter sfruttare. Roberto, si aveva il timore che dopo la sconfitta con il Pordenone la Triestina potesse un po' pagare dazio, o comunque accusare il colpo psicologico, e invece 2 vittorie, 6 gol in 2 partite. Sì, beh, questo onestamente non mi aspettavo un crollo dopo il Pordenone. È stata la stessa partita con il Pordenone che mi ha dato sicurezza da questo punto di vista, perché dopo il rigore sbagliato lì ci poteva essere veramente un crollo, appunto, dal punto di vista mentale. Invece la squadra ha continuato a giocare e avrebbe anche potuto rimediare e recuperare la partita. Ma insomma, al di là di questo, poi
è chiaro che andare a vincere a Vicenza comunque con autorevolezza è stato il modo migliore poi per eliminare qualsiasi scoria, e ieri si è vista una squadra veramente in salute, che corre, che gioca e che in questo momento è anche un po' un'incognita per gli avversari, perché la Triestina ha sempre giocato in un certo modo, con una punta sola di ruolo sostanzialmente. Oggi con l'innesto di Costantino, da adesso sostanzialmente, è una squadra diversa rispetto a prima e quindi anche per certi versi imprevedibile, oltre che imprevedibile anche per se stessa per certi versi, no? Perché devono ancora chiaramente migliorare, pur facendo molto bene già sia da un punto di vista degli scambi, dell'intesa fra Granocci e Costantino, ma proprio come equilibrio di squadra sono già a buon punto, ma evidentemente è una cosa nuova anche per Pavanelle e per tutta la squadra, quindi sicuramente un momento positivo. Questa classifica insomma sembrava tutto chiuso, invece chiuso non è, per cui bisogna continuare su questa strada, ovviamente anche per tenersi dietro chi le Feralpi, il Monza eccetera eccetera, ma perché no anche provare a vedere se davanti qualcuno si ferma. Tanti complimenti a Coletti, c'è chi gli augura un gol su punizione, speriamo che arrivi, perché farebbe contento tutti. Mago, cosa ti è piaciuto di più della partita di ieri, oltre ai 4 gol, dal punto di vista tecnico della Triestina? Ieri diciamo che ha giocato la squadra sola, la nostra, e quello che mi ha impressionato di più, a parte la bravura dei giocatori che hanno segnato e degli altri diciamo compagni, e il problema fisico, cioè sono partiti dal primo minuto fino al 90esimo, hanno giocato con lo stesso ritmo, hanno cambiato 2-3 volte anche lo schema, perché sono passati da 4-3-3 a 5-3-2 eccetera, uno retrocedeva, lui o Maracchi, e poi quello che condivido con Coletti di più è il fatto che, l'avevo già detto io, ha fatto 3 acquisti milanese diciamo nel mercato di riparazione, grandiosi, come Costantino, uno che fa 3 partite, 3 gol, insomma, dobbiamo tenerlo bene, certo, in frigorifero. E il resto, ti dico, una partita ieri mi ha lasciato impressionato positivamente, perché sicuramente continuiamo, mancano 6 giornate, no? Poi noi dopo la partita col Pordenone c'è stato una, diciamo, un po' di rammarico nella tifoseria e nella società, invece i giocatori ci hanno creduto. Noi quella volta poteva essere un'utopia poter sperare di raggiungere nuovamente il Pordenone, il secondo posto è anche un po' così, però secondo me in cassaforte, ma il Pordenone è alla nostra portata oggi con i pareggi. Secondo il Mago Sepol, no, sicuramente è la nostra portata, perché io l'ho detto dopo la nostra vittoria, la vittoria che ha fatto contro di noi, ho detto c'è un calendario bruttissimo, se loro non perdono mai in trasferta e pareggiano, noi vinciamo e sono 2 punti in più, sono 6 punti, è il minimo. Bisogna andare chiaramente con i piedi di piombo. C'era un messaggio che credo si riferisse al discorso dei primi tempi che alcuni fanno qui al Caffè dello Sport. Vabbè, io si scaglia il Mago, dicevo telespettatore Tommaso, perché non sia la stessa intensità rispetto ai secondi tempi. Direi che nelle ultime partite sicuramente c'è stata, ma l'ha detto anche Coletti ormai, no? Cioè ieri abbiamo giocato a parte una porta sola al secondo tempo, però abbiamo giocato solo che noi, loro rompevano e basta. Facciamo rispondere a Tommaso. Perché ci sono questi. Io credo che sicuramente è capitata qualche partita che abbiamo avuto delle, non delle defiance, magari delle disattenzioni, dei momenti un po'. Vi assicuro che stiamo lavorando anche su questo, perché per fortuna con lo staff tecnico e tutti insieme abbiamo escogitato, studiato dei modi per cercare di evitare queste defiance, però molte volte si dimentica che c'è anche l'avversario che parte a 2000 e cerca di ostacolarti e cerca di... Cioè, la partita dura 90 minuti, ma secondo me in questi 90 minuti ce ne sono 3 di partite, 4 magari, in base a momenti che non sono tutti uguali. E se no ci avevamo tutti i punti fatti, tutti i punti, eravamo qua, quanti punti avevamo? C'è oltre 100 punti. Che tu sei un po' un allenatore in campo, no? Rispetto ai Pavanelli, per l'amore di Dio, però
hai un po' quella vena, diciamo, quando sei lì in mezzo al campo? Ma diciamo che cerco di aiutare dove posso. Cerco di mi prendo la responsabilità di alcune scelte, sicuramente, però credo davvero che non ci sia bisogno, perché abbiamo un'idea tutti ben precisa, siamo tutti coesi, quindi va tutto benissimo davvero. Matteo, grande entusiasmo in casa triestina prima di passare all'Alma. C'è una città che sta veramente risvegliando la passione per l'Unione. Sì, era quella che si stava ormai si aspettava da tempo, dopo che la squadra del periodo Fantinelli, l'ultimo periodo di Serie B, era scesa ed era sprofondata in questa voragine che sembrava senza fondo. C'era sempre stata questa attesa della Triestina. L'Alma ha fatto il suo negli ultimi anni e quindi ha risvegliato quella parte di passione che è legata al basket. Però comunque, anche se Trieste è una città di basket, è ovvio che la Triestina è sempre la Triestina, e mancava, certo. Era un po' un buco nero questa assenza della Triestina. Adesso ovviamente si sta risvegliando, anche perché sarebbe bellissimo avere le due massime squadre di Trieste, vedere che l'Alma fa bene in pallacanestro, ma che finalmente la Triestina ritorna in Serie B e ha un palcoscenico, insomma, più adeguato per il suo blasone, per la città, per il seguito, eccetera. Bene, andiamo al basket. La partita di Cantù, una gara dominata dai ragazzi di Dalmasson sostanzialmente dal primo minuto. Vediamo. Se a Trento era mancato solo un quarto, l'ultimo per portare a casa la vittoria, ad Esio l'Alma non si fa mancare nemmeno un giro di lancette, dominando Cantù dal primo all'ultimo minuto, interrompendo la striscia di 7 vittorie consecutive dei Brianzoli. I biancorossi si affidano al talento di Dragic per rompere il ghiaccio. L'ala piccola di Lubiana segna 11 punti nel solo primo quarto. L'impatto di Trieste sul match è perentorio, 4-11, suggellato dalla tripla di Sanders. Trieste se la cava bene anche in difesa, ricavando neppure dei canestri facili in contropiede. Cantù si affida al totem Jefferson e al talento di Gaines per controbilanciare la partenza a singhiozzo, riuscendo a chiudere sotto di un'incollatura il primo periodo sul 22-24. I padroni di casa pareggiano il match con Parrillo, creando qualche grattacapo ai ragazzi di Dalmasson, che restano a secco per 2 minuti e mezzo, e Strautins con una tripla a riaccendere Trieste. Poi ci pensano Cavaliero e Darossa a mantenere la testa dell'incontro. Il primo vero strappo è opera di Fernandez, e Lobito, ancora una volta in grande vena al tiro, vedi il 4 su 7 dall'arco finale, c'entra 2 triple d'autore che portano l'Alma sul più 9. Cantù, smarrita, si affida ancora a Gaines, ma il talento americano non basta a bloccare i biancorossi. Fernandez dall'arco e Knox al ferro chiudono metà partita con un'indicativa doppia cifra di vantaggio, 38-48. Nella ripresa l'Alma chiude il match senza troppi giri di parole. Dragic si scatena con un paio di giochi da 3 punti, mentre la difesa lascia senza respiro gli uomini di Brienza. Cantù non va a bersaglio per quasi 3 minuti, poi quando Stone prova a innescare la reazione, Sanders e Dragic gli rispondono senza pietà. A poco meno di 4 minuti dalla terza sirena, Trieste vola sul più 20, stesso margine del trentesimo quando il tabellone recita 51-71. I 10 minuti che restano sono pura accademia, spazio per un paio di pezzi di bravura di Cavaliero e Sanders e minuti di sfogo alla panchina. Chiusa la pratica sul 66-88, Trieste rientra nelle magiche 8, ma la lotta per i playoff resta quanto mai aperta e difficile. Alma, Cantù, Trento e Sassari sono appaiate a quota 24 in classifica al netto degli scontri diretti. Dietro spingono pure Sassari e Brescia a 22. Per i verdetti fuori dalla retorica bisognerà veramente attendere sino all'ultimo respiro della regular season. Vittoria e spettacolo contro Cantù. Devo dare anche una notizia di servizio, perché in giornata c'è stato un contatto col presidente dell'Alma, Scavone, che mi ha detto personalmente di voler normalizzare la situazione circa la partecipazione al Caffè dello Sport. Dunque noi ci aspettiamo buone notizie per le prossime puntate, le abbiamo sentite oggi, parole sue, quindi noi ci contiamo. Matteo, 24 punti, lotta salatissima per i playoff, però quella di ieri è veramente una di quelle vittorie che pesano, perché andare a Cantù, che vince da 7 giornate consecutive, vincere con 22 punti di scarto, insomma, dice tanto. Ma intanto una premessa direi a questo discorso è che la storia ci ha insegnato che Dalmasson, le squadre di Dalmasson non sbagliano mai 2 partite di fila. Se sbagliano una, come hanno fatto l'ultimo quarto domenica scorsa a Trento, sicuramente ieri avrebbero giocato un'altra partita come è stata. Quindi
Questa è una prima cosa che mi lasciava abbastanza fiducioso. Poi direi che sì, sicuramente è importante dare queste dimostrazioni di forza in questo momento, perché sono comunque anche, come dire, dei segnali dati agli avversari. In questo momento, con tante squadre che sono racchiuse in pochi punti, ovviamente vuol dire che ci saranno tantissimi scontri diretti da qui alla fine. Tutte quante sono più o meno nella stessa situazione, gare facili, gare difficili, tanti scontri diretti, quindi è una situazione ancora assolutamente imprevedibile. Diciamo che secondo me, per quello che ho visto ieri, è che se Dragic e Perić girano, sono di un altro livello e la squadra ha un'altra andatura. E se loro girano un po' meno, come hanno fatto domenica scorsa a Trento, poi diventa un po' più complicato. Però mi sembra che nel complesso la squadra stia crescendo progressivamente. Un'altra cosa che la storia ci ha insegnato è che le squadre di Dalmasson finiscono di corsa e cominciano a correre quando le altre si fermano, e questo mi lascia speranzoso. Tra l'altro, diverse azioni, soprattutto nella fase tra il terzo quarto e il quarto quarto, con 4-5 passaggi sul perimetro, sì. Tira l'uomo libero senza difensore. E in più, dall'altra parte, dicevi di Dragic, MVP di giornata per la 1, l'uomo che faceva che fa le cose che mancavano a questa squadra, perché mancava uno che penetrasse, tagliasse l'area, no? E lui va fino in fondo, magari scarica per il compagno. Sì, poi ieri tra l'altro aveva spesso di fronte Gaines, che lo soffriva particolarmente, perché in attacco non riusciva a fare niente l'americano, che Dragic lo chiudeva bene, e in difesa, col fatto che Dragic era molto più possente fisicamente di lui, lo superava in un attimo, non riusciva a tenerlo. Quindi già questa è una cosa importante. Diciamo che l'unico momento in cui ieri l'Alma ha fatto rientrare un paio di volte Cantù è stato quando si è voluto giocare singolarmente senza giocare di sistema. Quando la squadra ha giocato di squadra, come vuole Dalmasson, come vuole lo staff tecnico, la partita non c'è stata sempre avanti. Tant'è vero che mi pare che Cantù la cosa migliore che abbia fatto sia stata riuscire a pareggiare, non è mai stata avanti neanche di un punto mai nella partita, ha perso i quattro quarti e il massimo che è riuscito a fare è rimontare fino al pareggio due volte, basta. Quando l'Alma ha giocato di squadra non c'è stata partita. Quel momento in cui all'inizio la squadra 2-3 minuti giocava uno contro uno, quelli rientravano. Roberto, anche qui una squadra che fa sognare, perché l'obiettivo di raggiungere i playoff e di giocarsela fino alla fine, insomma, è qualcosa che magari inizio stagione non si poteva nemmeno pensare. Poi con gli acquisti la squadra si è rinforzata ed ora veramente dà prova anche di spettacolarità, no? Mosley, le sue schiacciate, il gioco di collettivo che, no, spesso ci porta a spellarci le mani al palazzetto. Beh, insomma, ci si sperava in un campionato del genere, no? Perché a inizio stagione il discorso era sempre sì, salviamoci, poi vediamo dove siamo. Insomma, c'è tutto un bel gruppone di squadre su cui si può fare la corsa. Effettivamente l'Alma è lì e se la sta giocando. Bella questa, i playoff buttiamo fuori Milano, in semifinale battiamo Bologna e finale ruliamo Venezia. Normalmente scudetto. Beh, come la frase mitica di Bosciatani. Esatto, questo. Peraltro i sogni ci è giusto sognare, no? Ma adesso, a parte le battute, la squadra comunque si sta esprimendo bene. Ieri ovviamente la partita non l'ho vista perché era quasi in contemporanea con la Triestina, però insomma direi che il punteggio e poi le immagini che ho visto parlano da sole. È una squadra, come diceva giustamente anche Matteo, che visto che sono a Dalmasson e da qualche mese a Trieste, insomma, un po' conosciamo, sappiamo che sono squadre che sanno uscire alla distanza, che sanno venire fuori nelle fasi decisive del campionato, insomma, per cui credo si può essere assolutamente fiduciosi su questa possibilità, Matteo, di andare ai playoff. Due cose: una è che statisticamente da ieri l'Alma è matematicamente salva. Bravo, questo è assolutamente irraggiungibile. Con 14 bravo. Punti su Pistoia, che ha lo scontro diretto a sfavore e 7 partite da giocare, no, siamo salvi completamente. E per rispondere a un messaggio che ho visto adesso, che dicevo che bisogna giocare i playoff a Milano, io non credo che se l'Alma va ai playoff ci arriva prima. A Milano sarà già una partita, se ci arriva prima. Posto che Milano arrivi prima, perché ha perso, ha 2 punti di margine su Venezia, ma sono convinto che e sta mostrando qualche segnale così altalenante. Ma comunque, i calendari, credo che se l'Alma ci va ci arriva prima.
Pausa per quanto riguarda gli sport di squadra, passiamo alla motocross con il nostro Alessandro Batig, che è già stato protagonista tra l'altro di un caffè dello Sportivo assieme a Bernardo Gulotta, campione europeo 4,50 assoluto di motocross l'anno scorso, quest'anno impegnato anche in prove del mondiale. Alessandro, corri praticamente da quando eri un bambino, perché prima insomma, riguardavo le trasmissioni, cercavo la rassegna stampa, sono articoli tuoi di 11-12 anni fa, quando già vincevi tutto. Sì, io ho cominciato a 6 anni praticamente a correre con le moto piccole, adesso ne ho 27, quindi sì, una vita in questo mondo. Sì. Prima facevo motocross, no? Dopo dal 2013 sono passato a fare enduro. Enduro. Le moto sono praticamente uguali, cambia solo un po' la tipologia di gara, ecco. Assomiglia più a un rally, ci sono delle prove speciali, mentre nel motocross si corre in circuito, ecco, chiuso. Ecco, mentre vediamo alcune delle tue prove, alcune immagini delle tue gare, raccontaci del percorso fatto l'altro anno e degli obiettivi di quest'anno alla ribalta mondiale. Sì, l'altro anno ho corso l'europeo qua, per dire, eravamo in Romania, è stato un bel campionato, abbiamo corso in Polonia, in Romania, in Italia, in Svezia, e, insomma, la stagione è andata bene, sono riuscito proprio in Polonia l'ultima gara ad agguantare il titolo e niente, quest'anno parteciperemo a tutto il campionato italiano, alcune prove di mondiale sicuramente in Italia, poi vedremo magari in Corsica e poi un attimo da valutare, ecco. Certo, l'obiettivo naturalmente è di come dire, consolidarsi a questo livello. Noi ricordiamo che tu, come spesso accade in questi sport, parti con il supporto, con lo sponsor, diciamo, della famiglia, Motoclub Trieste, ma tanti sacrifici perché si va in giro per il mondo e, insomma, diciamolo chiaramente, questi sono campioni nati in casa nostra, quindi speriamo magari nel supporto, no, anche di qualche sponsor in più per il futuro. Sì, esatto, sono sport purtroppo un po' di nicchia, io per fortuna comunque ho un team che mi segue dietro, quindi mi dà le moto, quella roba lì, però purtroppo i soldi sono sempre tanti che vanno via, quindi sì, è importante sempre trovare qualcuno che dà una mano, qualche appassionato, così. Sì, è sempre più difficile purtroppo. Ascolta, raccontaci un po', perché ho visto una serie di evoluzioni, eccetera, soprattutto quando sei in salto con la moto, no? Sì. Come si prova? Come si fa? Cioè, il salto, diciamo, è una cosa, forse una delle cose più difficili, che però per me è una delle cose che, fra virgolette, esatto, più belle, ma io quasi in salto mi rilasso, cioè nel senso... Sì, riposi, tra virgolette. Mi riposo, fra virgolette, esatto. È una cosa che si apprende, sì, da piccoli. Io, grazie a mio papà, che mi ha sempre insegnato tanto, sono riuscito, insomma, sì, a perfezionare. Qual è il tuo rapporto con la moto, con il mezzo? Che rapporto c'è? Penso sia il top. Cioè, il rapporto con la moto è unico. Io quando vado in moto mi sento proprio libero, in un'altra dimensione quasi, ecco. Ascolta, ti seguo una squadra, meccanici, come funziona? Sì, io ho una squadra, corro per il team E50 di Simone Bergoni e Emilio Comotti, che è di Bergamo, e sì, niente, loro mi seguono le gare, io ho una moto d'allenamento che tengo a casa mia, dove mi alleno qua, è una moto da gara che mi portano loro alle gare, e sì, insomma. Così. Quanto ti devi allenare per rimanere in forma? Molto, sono 3 volte per settimana in moto, poi tanta bici, palestra, quindi ogni giorno. Bici? Spiegami perché. Sì, la mountain bike e bici da strada, perché comunque a livello... Per tenere il fiato, cardio, no? Sì, esatto, sì, è molto utile, quindi sì. Ecco, anche perché uno pensa, no, vai in moto, è la moto che ha il motore, ma il motore deve esserci anche a bordo, se no non si fa. Non c'è assolutamente, sì, sì, anche per quando hai finito la benzina, poi la moto ti porta lei, no, e non la guidi più tu, quindi bisogna essere sempre al 100%. Da quanti anni fai questo sport? Ormai sono, sì, 19 anni che faccio gare e 20 anni che lo pratico, ecco. Bene, bene. Dopo ritorneremo da te per parlare anche del motocross a Trieste, delle prossime tappe del mondiale a cui parteciperai. Torno in casa triestina, torno da mister Pavanel, che ha detto parole importanti e non scontate in sala stampa, sia sulla partita sia anche sul fatto di quanto lui ci creda a questo finale di campionato e anche a una possibile rimonta, perché no? Io ci credo tanto. I ragazzi ci credono, noi siamo secondi e abbiamo il dovere di andare a prenderla finché la matematica non ci dice il contrario. Abbiamo sempre pensato questo, anche dopo la sconfitta, abbiamo reagito secondo me benissimo a Vicenza e adesso i punti sono 6, sarebbero 5 sul campo, veramente, non dimentichiamoci. E quindi se riusciamo a portarli a 3, anche prima dell'ultima gara, devono faticare. L'importante è farli faticare. E poi vedere quello, noi dobbiamo arrivare più in alto possibile, questo è il nostro obiettivo. Poi vedremo se saremo secondi, terzi, primi, può succedere di tutto,
mancano 6 partite, ci sono 18 punti, tutto può accadere. Siamo consapevoli delle nostre forze, abbiamo fatto, non è stata semplice, si è sbloccata, si è aperta dopo, ma sapevamo che potesse essere così, perché comunque loro fuori casa hanno fatto tantissimi risultati utili e hanno preso pochissimi gol, quindi noi abbiamo fatto una partita sopra le righe e abbiamo creato tanto, soprattutto dopo, quando abbiamo rotto gli argini. Queste sono, dico sempre che la partita durano 95 minuti. Se stai in partita, noi abbiamo, se poi abbiamo tutti a disposizione, abbiamo la possibilità di tenere ritmi alti e alla lunga i fortini poi possono cadere. Importante non concedere opportunità, come avete detto bene, nelle ultime due parti, l'ultima palla lunga che abbiamo gestita letta male, ma per il resto nelle ultime due partite abbiamo concesso molto poco. Ho sempre avuto grandissima fiducia in questo gruppo qua, perché abbiamo fatto punti quando mancavano tutti, e se fai punti quando mancano tutti e rimani a combattere in un campionato così equilibrato e così forte, vuol dire che hai delle qualità che non sono solo tecniche ma anche morali, oltre che fisiche, perché anche oggi sinceramente abbiamo tenuto ritmi alti anche per tutta la gara, siamo stati bravissimi in quel lato lì, e noi comunque non siamo una squadra giovanissima di media, e invece proprio dai più vecchietti, fra virgolette, vengono le risposte più belle. Quindi quando hai una squadra che ormai è mentalizzata, abbiamo fatto tanto e dobbiamo fare ancora tanto. Il nostro è stato un cammino molto lungo, difficile, però adesso siamo inquadrati bene, teniamo bene il campo, abbiamo tanta fame. Per noi il campionato assolutamente è appena cominciato. Tante parole importanti, per noi il campionato è appena cominciato. Io ci credo molto alla possibile rimonta. Tommaso, parole che credo incitano anche voi all'interno del gruppo. Ma direi di sì. Siamo tutti insieme uniti anche in questo, perché comunque diciamo che il Pordenone secondo me non è mai stata quella squadra schiacciasassi. La differenza fra noi e loro secondo me è stata nel girone d'andata, dove noi abbiamo toppato qualche partita con le piccole, o magari partite anche contro questo tipo di squadre come la San Benedettese, mentre invece adesso abbiamo la maturità e la consapevolezza per gestire anche questo tipo di partite. Il girone d'andata avremmo fatto più fatica secondo me, mentre invece loro questo tipo di partite sono stati bravi sempre a schiacciarle. C'è anche da ricordare che il Pordenone e anni che finisce tra virgolette piangendo il campionato, cioè facendo squadroni incredibili e perdendo magari il primo posto in maniera rocambolesca, cioè, quindi anche loro insomma hanno sofferto in passato, ma sempre ribadito, non è che il Pordenone arriva questa mattina, no? Sono anni e anni, no, che sono, è un percorso. Infatti non a caso molto spesso si dice che bisogna programmarle le vittorie dei campionati, però sicuramente in questi ultimi anni mi ricordo una clamorosa ai playoff contro il Parma, che gli è stata scippata un rigore nettissimo non dato, quindi va dato merito comunque a una società che pur vivendo in una realtà comunque più piccola, con meno tifosi, comunque riesce a programmare negli anni gli investimenti e ottenere risultati. Certo, certo. Coletti, qualche coro della curva che si canta in spogliatoio? Ma no... Si canta qualcos'altro? No, non canta. C'è musica in spogliatoio? No. Giorno della partita no, gli altri giorni sì, viviamo il relax, sì. Certo. C'è una cassa dove mettiamo un po' di musica. Cosa va di più? Ma il latino, la musica latina. Ok, quindi Granoce incide. Insomma. Granoce diciamo che incide, sì. Fa il DJ. Mago, guardiamo la classifica e parliamo anche di quello che è un po' il calendario, no? della Serie C, delle prossime giornate, della Triestina, ma anche del Pordenone, mentre il Monza è lì a quota 51, pian pianino si sta facendo sotto dopo i tanti acquisti. Mago, cosa c'è all'orizzonte? C'è che il Pordenone, dopo dico noi, ha vinto. Poi ha avuto il Monza e la Ternana ieri, adesso domenica c'ha il Sud Tirol, poi l'ultima, la terzultima c'ha la Triestina, noi abbiamo il Ferrari Pisaleo e loro ce l'hanno l'ultima, che si parlava, sa, se ha già vinto il campionato fanno festa eccetera. Intanto mancano 6 giornate, sono 18 punti come abbiamo detto, cioè noi abbiamo adesso 4 trasferte e 2 in casa, però abbiamo domenica Imolese e poi Gubbio, poi abbiamo qui mi pare o la Fermana o il Teramo, Fermana, poi andiamo fuori e la Teramo e l'ultima abbiamo Fano, che è la nostra bestia nera, che l'altro anno è andata e ritorna, quest'anno è andata,
purtroppo è ultimo come l'altro anno, poi ha fatto i play-out e si è salvata. Cioè, il campionato è tutto da giocare. Ho detto prima, dopo la sconfitta nostra con il Pordenone, sembrava tutto finito, tutto lottare per il secondo posto. Loro ci credevano invece all'inverso. Certo. Con l'allenatore l'hai sentito, noi andiamo fino all'ultima. Dobbiamo arrivare anche a 3 punti, l'ultima devono giocarsela. E noi, cioè, dobbiamo stare attenti di non toppare con queste, chiamiamole, tra virgolette, pseudo piccole, non Limolese, che Limolese si trova qua al quinta, sesta. Io, vi ripeto, ho una grande fiducia. Io sono, sai che sono positivo, qualcuno certo. mi ha tacciato anche troppo positivo. Volevo rispondere alla signora che è gentile, il punto purtroppo, signora, è perso. E l'è perso, e purtroppo ce l'hanno scippato, ce l'hanno rubato. E l'altro signore che ha scritto che non, questa Triestina non vale quella che quando c'era Rossi allenatore, io dico che quella di Rossi allenatore non vale quando c'era Nereo Rocco allenatore. Così andiamo ancora più indietro. Effettivamente noi, giustamente, Roberto, abbiamo mantenuto la classifica con i 6 punti, sul campo sarebbero 5, però purtroppo il punto di penalizzazione c'è. Pavanel parlava di arrivare, sperava di arrivare nelle prossime partite a quel -3, no? A quei 3 punti di distanza che metterebbero ulteriore pressione al Pordenone, che già adesso certamente... Ieri insomma, non ha chiuso la serata in bellezza dopo aver visto i risultati, dopo aver pareggiato. Sì, sì, ma ha ragione il mister. Il campionato è da giocare. Chiaramente si sta meglio con 6 punti in più, questo è evidente. Però si stava anche peggio con 10 di differenza, quindi è chiaro, queste sono ovvietà. C'è da giocare. Il fatto positivo, secondo me, è che saranno tutte partite col coltello fra i denti da parte di tutte le squadre, perché non c'è nessuno tagliato fuori da nulla, non ci saranno quelle partite contro squadre appagate che non hanno obiettivi, perché abbiamo visto la classifica, anche il Fano che è ultimo ovviamente se la può giocare per la salvezza, ma addirittura tra la zona playoff e la zona playout ci sono 5 punti, per cui addirittura una squadra che oggi è in zona playout può pensare di andare ai playoff o viceversa, quindi il Gubbio, il Renate, tutte queste squadre sono tutte anche partite sulla carta teoricamente facili, sono invece complicate perché giochi con squadre che devono fare punti, per cui questo per chi insegue ovviamente è un fatto positivo, fermo restando ovviamente che la Triestina dovrà cercare di vincerle tutte, diciamo, comunque di fare più punti possibile, ma anche il Pordenone non avrà partite così da giocare in pantofole, per cui insomma sta ovviamente la Triestina a mettere pressione alla capolista vincendo il più possibile, poi vediamo come va, fermo restando poi che se si vince e non si raggiunge il Pordenone sono comunque punti utili per mantenere il secondo posto, quindi va certo, benissimo. Certo. Parto da uno spunto di un sms ancora per una battuta con Coletti che diceva, no, se non si va su diretti il Monza è favorito per tanti motivi, puntini. È un qualcosa che sotto traccia, no, si fa la chiacchiera anche tra di voi, insomma, in spogliatoio tra il serio e il facetto, insomma. Ma noi sinceramente non ci pensiamo e... Ma non credo siano pensieri da fare, cioè li lasciamo fare agli altri. A noi tocca solo cercare di tirare fuori il massimo dalle partite. Poi vedremo a fine campionato se faremo i playoff, se non li faremo, e chiunque incontreremo. Questi sono ragionamenti quasi politici che non ci devono toccare. Noi dobbiamo andare per la nostra strada e basta. Ci sono un paio di domande. Sì, perché anche col fatto che ci sono, mi pare, 2 promozioni ai playoff, mi pare che nulla vieta che vada il Monza e ci può stare anche posto per un'altra, mi pare, no? Non sono 2 promozioni ai playoff. Sì, sì, sì. Quindi il Monza può andare, può essere anche la praticamente la griglia è identica all'anno scorso, sì, solo sì. Praticamente che le due che arrivano in finale sono promosse. Esatto, le due sono già promosse. Quelle promosse, quindi potrebbe anche le due finaliste sono già promosse. La semifinale va su, la Triestina vince, l'altra va su. Certo. Ma poi sono due posti. Volevo dire, no, che a parte che insomma, secondo me sono discorsi, appunto, ha ragione Tommaso, un po' da perdenti in partenza, no? Per cui ci penseremo quando casomai giocheremo, ma ricordiamoci anche con il Monza c'erano
giustamente dato un rigore all'andata all'ultimo minuto, che se vogliono fare un discorso di politica, era la prima partita con Berlusconi in tribuna, se vogliamo fare un discorso di politica non te lo davano, e anche al ritorno ce ne hanno date addirittura due, quindi per l'amore di Dio. Sì, cioè, quel problema di Berlusconi, roba, tutto, cioè una cosa ridicola che si ma dice. Ma sì, no, cioè, sì, non, cioè. Se cominciamo a pensare adesso non giochiamoci neanche. No, facciamo giustamente sponda al tifoso. Poi appunto andremo su con Berlusconi e faremo la cena elegante a casa di Berlusconi per festeggiare. C'è da dire anche un'altra cosa, mi pare che se la Triestina arriva seconda, salta un paio di turni e tra già nei quarti di finale. Sì. E il Monza che se arriva dietro deve vedersela prima, magari rischia di uscirsene prima. Resta fermi 3 settimane. Il problema è il fatto di restare fermi. Devono fare la preparazione. Quello sicuramente. Sicuramente un periodo, se rimaniamo secondi siamo già praticamente in semifinale, esatto. E quindi avremo almeno 2 settimane di stop, sì, esatto, per Tommaso Pavanelli ha detto tra l'altro non siamo una squadra giovane, però proprio i vecchietti ci hanno le soddisfazioni maggiori. Mi fa piacere che il mister sia felice, credo che sia il minimo che ogni giocatore debba fare, innanzitutto dare tutto, e poi è normale che se l'allenatore è felice uno è più contento. Ascolta, ma è una battuta oppure per giocatori diciamo sopra i 30, diciamo così, quando arriva primavera, sono temperature migliori eccetera, effettivamente il fisico risponde meglio? È solo una cosa da bar oppure... Io personalmente perché no. Pippo Inzaghi diceva che lui quando arrivava primavera si sentiva meglio. E ma secondo me è una cosa psicologica, ogni persona vive il calcio a modo proprio. Okay. Io magari riconduco i miglioramenti fisici ad altro, ognuno ha le sue... Io lo riconduco a prettamente un lavoro fisico. Pippo Inzaghi faceva baruffa con l'amorosa per questo. Quel caldo, invernale, dici, non era altro. Va bene, Muli ricordiamo sicuramente con Marino Lombardo la partita de Ferrara, pochi che credeva, invece puntini. Insomma, ci sono corsi e ricorsi storici sia in positivo che in negativo, come ha ricordato prima anche il mago. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco ritorniamo, anche una pillola di pallanuoto con Ilaria Colautti, a tra poco. Seconda parte del Caffè dello Sport che tradizionalmente si apre con la pallanuoto. Abbiamo in collegamento telefonico Ilaria Colautti, l'allenatrice delle Orchette, che hanno vinto ancora, sono in testa del campionato di A2 e naturalmente ormai il sogno della promozione, insomma, ormai è qualcosa di un po' più concreto rispetto all'inizio del campionato. Ciao Ilaria! Buonasera a tutti. Allora, diciamo... 8-3 a Locatelli, insomma anche vittoria bella importante dal punto di vista numerico. Sì, diciamo che non abbiamo offerto una prestazione brillantissima, però comunque siamo partiti ieri mattina alle 6, quindi magari si è fatta sentire un po' la stanchezza del viaggio. E abbiamo sbagliato tante occasioni sotto porta, però diciamo che fin dall'inizio, insomma, la vittoria non è mai stata messa in discussione. Ecco, poi insomma, ribadiamo, voi andate a giocare a Genova partendo alle 6 del mattino, portate a casa una vittoria per 8-3, quindi insomma certamente anche la stanchezza ha influito. Ilaria, che atmosfera si vive nel gruppo? Perché chiaramente, insomma, testa del campionato, avete battuto Bologna, insomma è un momento importante per la pallanuoto femminile. Beh, sicuramente l'umore del gruppo è al massimo, nel senso si lavora sereni, tranquilli, e le ragazze sono sempre più unite e sempre più convinte dei loro mezzi e delle loro possibilità, quindi probabilmente lavorare, la serenità che c'è, sta portando poi i suoi frutti al massimo, perché comunque insomma siamo bene sotto tutti i vari aspetti, e poi i risultati insomma arrivano, e quindi è un continuo insomma crescere. Ilaria, prossimi impegni? Questo prossimo weekend c'è una pausa di campionato e riprenderemo a giocare domenica 7 aprile a Varese, che sulla carta diciamo è a metà classifica, quindi dovrebbe essere una partita a nostra possibilità, però è un campo molto molto difficile, quindi dovremmo prestare la massima attenzione. Ilaria, se posso una battuta anche sulla 1 maschile, che purtroppo ha perso una partita importante in quel di Napoli, 8-7, l'altra sconfitta di misura, e lotta per non retrocedere, per mantenere la massima serie nazionale. È dura, ma ci sono ancora 4 partite, se non sbaglio.
Sì, purtroppo la partita a Napoli si è risolta con una sconfitta a 4 secondi dal termine. Era una partita importantissima perché la Canottieri Napoli era punto a punto con noi. Adesso però bisogna voltare pagina, mancano 4 partite. Di queste 4 partite, diciamo, una è quasi impossibile perché contro la corazzata Brescia. Le altre 3 partite invece bisogna assolutamente fare punti, perché più punti si fanno, più, insomma, o ci si posiziona meglio in vista dei play-out, oppure in base ai risultati anche delle altre squadre ci si può anche sperare di salvare diretti, anche se ormai è un po' difficile. Certo, ci sono quei 9 punti di distacco che bisogna avere. Esatto. Insomma, è tutto molto comunque complesso. Tutte le squadre, insomma, sono concentrate a fare punti, ad accumulare punti sui vari campi, quindi non bisogna fare solo la corsa su se stessi, ma anche sui risultati delle altre. Bene, grazie a Ilaria Colautti, coach delle Orchette. Noi torniamo al basket e torniamo in particolare all'MVP di giornata, non solo per quanto riguarda la sfida tra Cantù e Alma Trieste, ma dell'intera Lega di Serie A1, ovvero proprio il nostro Zocchio, Zoran Dragic, che dir si voglia, l'ala piccola di Lubiana, arrivata Trieste insomma a metà campionato, che sta iniziando a incantare davvero tutti. Eccolo qua Zoran Dragic in questa importante partita, soprattutto nella capacità di andare in penetrazione, di andare fino in fondo e di raccogliere punti in area. Tanti, tra l'altro, anche gli assist dello stesso Chris Wright, che avete visto impegnato in un paio di passaggi assieme a Zoran. Parlare di Dragic può significare anche parlare del futuro della società, di cui si è discusso tra l'altro in settimana con il presidente Scavone, che ha indicato la via del futuro anche in chiave europea, ovvero la possibile partecipazione di una coppa. L'Alma è stata invitata a parlare di questo dalla Federazione Europea. Volevo con Matteo Contesso affrontare questo tema, perché forse proprio il fatto di un'Alma ambiziosa che progetta un futuro in Europa può essere anche come dire, collegata all'idea di dire: bene, Zoran, perché andare a cercare fortuna altrove? Resta qui da noi. Infatti è proprio quello, cioè lui ha detto che arriverà a fine campionato e poi deciderà cosa fare. Ovviamente il management dell'Alma lavora bene, sa fare il suo lavoro, non ha bisogno dei miei suggerimenti, ma stando in un caffè dello sport parliamo del caffè. Certo. Fossi io lo chiamerei dicendo: guarda Zoran, ti mettiamo al centro di un progetto, che nel un progetto a medio termine che conta di arrivare a giocare le coppe, visto che comunque da tempi non sospetti lo stesso Mauro aveva detto che comunque Mauro e anche il presidente Scavone avevano detto che l'obiettivo comunque era quello di arrivare un giorno a giocare le coppe in Europa, ovviamente passo dopo passo, senza fare passi più lunghi della gamba. Quindi il progetto, l'idea c'è. C'è stato questo invito della FIBA. Avere un giocatore come Dragic, ti dico, sarebbe proprio da dirgli: guarda, ti mettiamo al centro del progetto, portaci tu in Europa e fai il nostro faro per l'Europa. Faremo un progetto per mettere insieme a te, cioè intorno a te, una squadra adeguata, e io personalmente vedrei una squadra con meno americani e molti più giocatori europei dell'est Europa, soprattutto perché potremmo fare che sono più abituati al modo di giocare europeo, al modo di sentire il basket in Europa, mentre gli americani hanno tutta una loro logica, la conosciamo, insomma non serve che la diciamo qui. E allora forse probabilmente lui potrebbe rimanere, ed essendo un giocatore di qualità superiore, di livello superiore, con lo stesso Peric, che ha qualche anno in più ma per qualche anno ancora può reggere, con questi due giocatori, con qualcuno che già hai, perché comunque con Fernandez, con altri giocatori puoi fare comunque iniziare un progetto.
vista anche l'età che hanno, io dico che questi qua potrebbero veramente condurre l'Alma a salire di livello ed andare avanti. Per cui io credo che con Dragic bisogna fare un discorso di questo genere, metterlo al centro, motivarlo, e secondo me lui potrebbe rimanere, potrebbe veramente diventare il faro di questa squadra e portarla su, perché, ribadisco, è da anni che conosciamo questo giocatore, è un giocatore di livello superiore. Tra l'altro qualcuno, parlando di questo argomento tra detti ai lavori, ha detto no, l'idea di giocare magari in futuro le coppe anche potrebbe essere un buon viatico per provare a riportare a casa Stefano Tonuti in futuro, quando magari finirà l'esperienza a Venezia. Ricordiamo che la settimana scorsa con Milano Stefano ha fatto una partita di livello stellare. Ed è proprio quello, cioè lui adesso ormai è in ambito nazionale, gira nazionale, gioca con squadre comunque al vertice in Italia. Per cui riportarlo a casa subito o comunque nel medio termine vorrebbe dire preparare delle squadre che siano all'altezza di queste dove sta giocando adesso lui. È difficile, cioè se giochi per lo scudetto allora sì, te lo puoi riportare, gioca per lo scudetto a casa, gioca a Venezia, meglio stare a Trieste, ma devi giocare a quei livelli là, devi giocare a livello di scudetto, di Eurolega e di altre cose. Al momento la vedo un po' difficile, fra qualche anno però la crescita di Trieste e la sua esperienza potrebbero riportarli a sposarsi e ritornare insieme. Tra l'altro, Roberto, prima c'era anche un SMS che diceva no, speriamo magari in futuro più italiani, non è così facile in A1, ma si spera che anche da quel punto di vista si possa lavorare, no? Perché tutti hanno negli occhi l'Alma della promozione con tanti italiani, l'A1 è un'altra cosa, però magari in futuro l'idea può essere anche questa. Beh sì, lì ci vorrebbero magari anche delle regole diverse a livello internazionale, insomma, per far sì che i campionati siano un po' più... appunto nazionali e non infarciti appunto di stranieri. Poi finché le regole sono queste è chiaro che sarà difficile avere squadre con tanti italiani, quantomeno per provare ad avere determinati obiettivi. Per quanto riguarda l'Alma, giustamente si è inserita in un certo discorso e ha fatto una squadra per essere il più competitiva possibile. Poi sai, con la filosofia non vai molto lontano da questo punto di vista, quindi è giusto prendersi gli americani o gli slavi come ipotizzava Matteo, ma dipende insomma poi dalle scelte. Ma appunto io farei un pivotone d'aria americano, un tiratore, una ala piccola, e poi farei tutti europei. In Lituania, un TSAGM. No, ma sento, in Lituania, nell'area baltica, nell'area balcanica, certo, trovi tanta di quella gente che anche se non sono i migliori, mi dico sempre, se i migliori li prende l'NBA, ok, va bene, ma mica sono tutti quanti l'NBA. Adesso ci siamo fatti la bocca buona, ma la presa... Non l'ho mai visto. Ma... Potrebbe essere un'idea. No, potrebbe facciamo essere... una convenzione. No, dicevo, la presa stessa di Strautis, adesso tutti si sono fatti un po' la bocca buona, è arrivato Dragic. Però Strautis è un giocatore che inizio campionato, spaccava le difese, segnava più di 10 punti a partita. È un giovane che va tenuto lì e portato avanti. Esatto, no? E arriva da quell'area. E infatti è quello, arriva di quell'area, da quell'area lì, ma anche Silins che c'era prima, insomma, era uno che comunque la pallacanestro. Silins, ti dirò che mi è rimasto un po' sullo stomaco per la scelta che ha fatto. Vado a giocare in Europa, esatto. Vado a giocare in Europa, non trova squadra, dopo poi va da Avellino. Va esatto. Avellino, insomma, mi è rimasto un po', sai quando mangi la pizza di sera e non riesci a digerire, indubbiamente, no? Quelle robe che danno un po' fastidio. Esatto, questo è vero, questo è assolutamente vero, è legittimo. Però vedendolo in campo, voglio dire, valutando super, come giocatore, super giocatore. Sì, super. Torniamo al calcio. C'era qualche SMS un po'. No. Ti vedo mago agitato. Sai, no, siccome parlo con uno, con l'altro, vedo il video, non riesco a seguire tutto. Io leggo, poi io tanto guardo, ridiamo insieme. C'è gente che già scrive: no, vabbè, ma tanto cosa serve neanche andare ai playoff? Che tanto le partite decisive le perdiamo. E Rocco si perde vabbè. Cioè, allora non si fa più nulla, no, esatto. Allora buttiamola in cacciara, esatto. Ecco, buttiamola in granoce. Invece sentiamo il Diablo subito dopo la partita, tornato a segnare una doppietta dopo diverso tempo, e a segnare anche di testa. Mi fa piacere perché mi mancava una doppietta su azione, non mi ricordo quando è stata l'ultima volta, però mi fa piacere più che altro più che altro perché è arrivato il primo gol in un momento difficile della partita, e con quell'episodio si è aperta, e sono contento per i gol, ma soprattutto perché siamo ancora là lottando
per avvicinarci sempre di più al Pordenone. Noi sogniamo ancora, la matematica ci dice ancora di spingere, vedremo come andrà a finire. Ovviamente, avendo un'altra punta di ruolo, le attenzioni dei difensori sono un po' 50-50, bravo. E quindi cerchiamo di svariare molto, di giocare l'uno per l'altro, di andare uno in profondità, uno in contro, insomma stiamo cercando l'intesa migliore, per ora sta funzionando. L'importante è sempre, al di là della nostra intesa in attacco, aiutare la squadra e poter, per far poter giocare al mister con due punte bisogna fare tanto in fase difensiva e ci stiamo impegnando molto, ma logicamente giocando con un'altra punta per me diventa un po' più facile, diciamo, fra virgolette, perché mi porta via un po' di attenzione. Guardando a 360 gradi quello che è la squadra della Samb, quello che è la Triestina, oggi ci sono stati 4 gol nel secondo tempo, però fino alla fine del primo tempo la partita è stata molto equilibrata, come lo è la classifica. Siamo tante squadre lì che ce la giochiamo tutte. E quando riesce a rompere l'equilibrio con un gol, dopo ovviamente la partita si apre. E siamo stati bravi a fare gol sul... Purtroppo mi avevo già mangiato l'1-0 e mi dispiace. Meno male che mi è capitata subito dopo la seconda palla di testa e siamo riusciti a far diventare facile una partita che era tutt'altro. Un primo tempo con una Samb che è venuta a chiudersi, a cercare il loro risultato positivo. E penso che sia stata una vittoria alla fine meritata ma sofferta. Stiamo cercando sempre di essere compatti, non è facile a volte al 4-4-2, soprattutto con due esterni offensivi, trovare la compattezza, ma stiamo rischiando poco, questo è un lato molto positivo. Non abbiamo concesso quasi niente a Vicenza, oggi forse una palla che ha sbagliato il pallonetto, mi pare, nel secondo tempo. E questo è un aspetto molto positivo, speriamo di continuare così. Il mister sta avendo anche tante scelte, speriamo di recuperare anche Davis, che sarà importantissimo. E insomma, andiamo avanti così, che questa è la strada giusta. Queste le parole di Pablo. Tra l'altro, Tommaso, svegliamo una cosa che mi hai detto fuori onda: il primo colpo di testa, il gol mancato tra virgolette, Granocci ha chiuso gli occhi perché aveva il sole contro in quel micro fazzoletto. Era praticamente discendente sole, quindi ce l'aveva proprio, infatti si vede dalle immagini. Lui ha detto chiuso gli occhi, non l'ho vista, anche perché era più vicino di quando ha fatto gol, dell'azione dopo. Tra l'altro spiegava quello che dicevamo prima a Pablo, no, di quanto l'attenzione ora sia 50-50 tra lui e Costantino dei difensori, e quanto insomma goda di, da una parte, maggiore libertà, dall'altra parte il campo in attacco è non so come dire, più occupato, nel senso c'è sempre un punto di riferimento e un altro giocatore vicino. Ma sì, come diceva lui, si dividono i compiti, mentre magari per il girone d'andata era lui che faceva il lavoro più sporco, andava in profondità, si andava a prendere quelle palle magari che lo portavano fuori dall'area di rigore, adesso sono in due e quando capita che Costantino fa questo lavoro di profondità, dilatano le difese, lui riesce a posizionarsi bene in area, perché si trova a posto in area, può vedere la posizione dei difensori. Infatti, come si vede dal gol che ha lisciato la palla praticamente, e quello che ha fatto, lui si è messo esattamente alle spalle, che poi l'attaccante, lui mi insegnerà che comunque sono le posizioni più difficili da marcare. Poi con quei palloni proprio messi sul secondo così, i difensori vanno in una grandissima difficoltà, quindi... Tra l'altro abbiamo detto 6 gol in 2 partite, ma c'è anche l'altro discorso, cioè 0 gol subiti, e indipendentemente dalla partita del Pordenone abbiamo sempre ribadito come la base di questa squadra sia quella difesa e quei due centrali guidati da Lambrughi, tra l'altro anche tu molto spesso vai a dare una mano, che come dire, dà sempre grandi garanzie e solidità a livello difensivo. È quello che ci chiede l'allenatore, sono le caratteristiche nostre. Io sono più portato a fare diagonali, a leggere magari a livello difensivo più che offensivo, mentre per esempio Maracchi è uno più che si inserisce, che è giusto che lo faccia, anche perché quando si inserisce è quasi sempre pericoloso. Quindi diciamo che si è trovato questo equilibrio per il momento, anche quando gioca a Steffè è uguale, quindi non si è trovato questo equilibrio in cui riusciamo ad essere concreti.
Tra l'altro Marac è vicino sul record personale di gol, che speriamo batta, così insomma ne arrivano di più. Speriamo che poi Mensa, quando ritorna, che deve inseguirlo dal punto di vista delle marcature, ne segni altrettanti, così siamo tutti sta più... Sta tornando Mensa, sta tornando Beccaro, che è stato acciaccato, no? E quindi l'allenatore avrà altre scelte, quindi tutto positivo, quindi spingiamo. No, dicevo che la cosa bella è che stiamo parlando con lui, finalmente segniamo un calciatore, quando parli gli fai delle domande, ti risponde attorno, ti dice cose normali che possono capire tutti, non come quelli che siamo abituati a vedere in televisione, gli fai qualsiasi domanda e dicono dobbiamo fare meglio, ci impegneremo di più, non è niente deciso, punto. E giochiamo partita per partita. Anche se gli chiedi, scusa, chi è il tuo, anche se ti chiede la domanda di chi è il tuo parrucchiere, lui ti fa dobbiamo fare meglio, giocheremo meglio, dobbiamo allenarci di più. Per dire, ciao, però, ciao mamma dopo. Ciao, ma almeno lui parli, ti dice le cose, te le spiega, te le fa capire, è bello. No, no, è vero, del resto pugliese, non possono... È pugliese del Gargano, allora. Mettiamo i punti sugli... Sì, Quindi ma... con regionale, ti sei scambiato due paroli in dialetto con la guardalina di ieri? Era di Foggia, era di Foggia, la conoscevo benissimo, perché ho giocato 5 anni a Foggia, sono amico, conosco il marito, lo conoscevo, infatti lei è stata la prima, ha detto è la prima volta che ci incrociamo, ha detto festa, ha detto questo è un piacere. Quando il gol di Costantino, che hanno alzato la mano fuori gioco, quella Lara là non ha fatto neanche una piega, ha dato gol e basta. Foggia è come noi, dicevo, gli allenatori oggi con Costantino... vicino a tra l'altro Roselli è esonerato, sì. hanno dei problemi grossi per le marcature, perché prima, come diceva lui, marcavano il Granoce, che poi veniva a saltare di testa sui corner contro di noi, eccetera. Oggi con quei due là i difensori sono quelli e non è che può moltiplicarli come i pani Gesù. Mago, a proposito delle tue doti, no? Quest'anno hai azzeccato due esoneri, un paio di segnature e Bariti migliori in campo una partita. Bariti, volevo dire ieri, ne hai fatto quest'anno. Guarda la fortuna anche di Pavanelli, la bravura che non si mette in discussione, ma la fortuna. Oggi Bariti è tornato ai livelli del 2007-2008, quando era qui, che è venuto un ragazzo che giocava in Serie B, cioè si è scatenato. Ieri il primo tempo è stato uno dei migliori in campo, pur tutta la squadra è stata, diciamo, all'altezza, però lui ha fatto delle cose come la settimana prima, no? Che abbiamo vinto a Vicenza, mi pare. Eccolo, si è fatto male, è entrato, come si chiama? Sì, è entrato, un altro ha fatto il gol. È migliore anche lui, cioè c'hai dei cambi impressionanti. Loro, come diceva prima Coletti, tra lui e Maracchi, loro partono col 4-4-2, dico, per dire. Occorre il quinto, fai 5-3-2, vai indietro lui, resta Maracchi, o vai indietro Maracchi, tu vieni più avanti, fai il centrocampista, no? Ecco, cioè, sai, giocatori, veramente, poi, come diceva, manca Beccaro, manca Mensa. Sono tutti e poi... Devono giocare un po' tutti. Volevo lanciare un argomento con Coletti, che poi mi dà il link per passare anche alla motocross, all'enduro. Tommaso, prima ricordavi insomma di come sia importante, per esempio, allenarsi a Trieste e Grezza, perché vicino c'è anche la palestra a Rocco dove potete allenare. Ora è stata allestita una situazione analoga anche a Monfalcone, perché chiaramente allenarsi in un posto a livello calcistico, poi poter fare allenamento di pesi e quant'altro in maniera consecutiva, con una certa consecuzio, è importante anche per tutta una serie di fattori a livello muscolare, no? Sì, a livello logistico, diciamo, non è la migliore delle situazioni, perché comunque tutti i giorni ci spostiamo per andare a fare allenamento, facciamo dai 30 ai 40 km ad andare e a tornare. Devo dire la verità, non ci siamo mai lamentati di questo, siamo una squadra che comunque si adatta facilmente, non siamo gente che si lamenta, e secondo me questo è anche uno dei motivi per cui comunque otteniamo risultati. Ci adattiamo, che sia sintetico, non ci facciamo pippe, non ci creiamo alibi. Adesso da un mesetto è arrivata anche la palestra lì, quindi diciamo che la situazione è perfetta per poter lavorare sotto tutti i punti di vista. Bene, noi però speriamo naturalmente di rivedere la Triestina allenarsi a Grezza, anche perché qui il sindaco un mese fa non solo l'ha promesso, ma ha detto questione ormai di pochissimo tempo. Insomma, in realtà, scusami se ti interrompo, noi è un annetto più o meno che lo sentiamo dire. Ecco. Io sto qua da febbraio scorso, è più o meno un anno che sento dire che ci alleneremo al Grezza.
Normale che sarebbe il massimo comunque per una squadra allenarsi a 10 metri dal proprio stadio. La Triestina si è sempre allenata lì, poi c'è stata questa cosa di fantascienza che la Triestina non poteva allenarsi lì da un po' d'anni, ma prima la Triestina lì si allenava. Insomma, mi pare che però adesso da quello che... Andavo con mio nonno da piccolo a vedere gli allenamenti di De Falco. Da quello che so però mi sa che per quest'anno non se ne parla, magari loro si troveranno il campo pronto la prossima stagione, questo sì, perché adesso però, insomma, è requisito da UEFA e FIGC per gli europei perché devono preparare il Grezza per la Serbia, per le altre squadre, quindi... Però sai, noi una picchiatina la diamo, perché quando si promettono le cose noi speriamo che vengano mantenute. Questo perché mi aggancia al motocross, mi aggancia all'enduro, perché parlavo prima con Alessandro Battig, motocross a Grezza no, non è il caso, ma mancano spazi, mancano zone in cui andare a allenarsi, c'era una pista, se non sbaglio, che non so quale sia la situazione, raccontaci tu. Sì, diciamo che è molti anni che si parla di una pista di cross, di motocross, però non c'è mai stato nulla di concreto, no? Diciamo. Adesso sembra che si stia smuovendo qualcosa, però siamo ancora un po' in alto mare, ecco. Sarebbe veramente importante avere un posto dove potersi allenare, ma non per me, anche per i tanti appassionati che comunque ci sono a Trieste, che la gente non sa, ma ce ne sono veramente molti, per far avvicinare comunque i giovani, le famiglie, far conoscere anche un po' questo sport, sarebbe veramente... importante, insomma. Dove si farebbe, esatto, ecco, dove si farebbe questa pista? Non so, adesso stanno parlando sul Carso Triestino, su per le alte, adesso vediamo, non si sa ancora, ecco. Ma tu allenarti adesso a Fogliano, dove c'è quella pista di cross, oppure vai da altre parti? No, ma io vado, diciamo, quando facevo motocross, quando dovevo allenarmi in pista, non so, il mercoledì andavo a Mantova, il venerdì andavo a Imola, cioè in giornata con mio papà. Adesso con l'enduro, per fortuna, ho un posto in Croazia, vicino a Buzet, dove riesco a allenarmi abbastanza. A Pinguente? A Pinguente, esatto, però comunque giro sempre, perché il team è di Bergamo, molti piloti forti sono di Bergamo, quindi spesso ci alleniamo insieme, quindi vado lì. Però insomma significa allenarsi sempre in trasferta, che non è sempre, proprio... Esatto, non è facile, quindi sì, esatto, avere un punto di riferimento a Trieste, avere una pista, insomma, dove anche poter magari insegnare ai ragazzini, avere una scuola, così sarebbe veramente fondamentale, certo. È importante. Allora, ricordiamo, hai fatto la prima prova al mondiale, tra l'altro ti sei fatto male tutto... Sì, non è... Stavo facendo enduro, motocross... Sì, purtroppo la prima prova di assoluti d'Italia, sì, sono caduto e mi sono lussato la spalla, per fortuna niente di grave, già... recuperato abbastanza, adesso vediamo, domenica ho la seconda prova di campione italiano che si corre ad Armaditage in Liguria e insomma vediamo. Ecco, dicevi obiettivo di quest'anno, quante tappe e poi dopo c'è l'italiano, no? Sì, sicuramente tutto l'italiano e alcune prove del mondiale, sicuramente l'Italia. Faremo un campo di motocross con i cinesi che arrivano, esatto, a Trieste e mettono i soldi. Dice, esatto, perfetto. Lui ci sta sicuramente. Va direttamente nella piattaforma in Porto Vecchio. La piattaforma logistica, metti un due. Beh, ma guarda che un'esibizione in Porto Vecchio ci starebbe, lo spazio c'è. Raccontaci, Alessandro. Sì, no, niente, il progetto di fare comunque alcune prove di mondiale, adesso sicuramente l'Italia, la prova che c'è in Corsica e poi vediamo un attimino ancora... Qualche altra, ecco. Il tuo obiettivo è provare a vincere qualche tappa del mondiale? Sì, il mio obiettivo è sicuramente fare bene all'italiano e comunque sia dimostrare qualcosa anche nel mondiale. Insomma, la velocità c'è, insomma, vediamo. Ascolta, dal punto di vista della moto, perché per chi è appassionato magari di MotoGP, nota come chiaramente chi ha determinate moto è più avvantaggiato. Qui come funziona la scuderia, il motore, le regole? Sì, qui diciamo che le moto sono importanti, ma non come la MotoGP, cioè non si parla di elettronica o cose del genere. Si gareggia, insomma, più alla pari? Esatto, sì, quando si ha una moto con un buon assetto, insomma, così. Diciamo che qua ancora, per fortuna, il pilota fa tanta differenza, ecco. La moto, sì, non è che ha grandi particolarità. Quando è messa a punto, insomma, sì. L'europeo l'hai vinto nel 450, sì. Qui la cilindrata è la medesima? Sì, sì, l'altro anno ho vinto nella 450, quest'anno invece sono passato con la due tempi, quest'anno corro con la 300 due tempi, dopo molti anni di quattro tempi, perché dal 2008 che corro col quattro tempi, quest'anno è il primo anno di due tempi per me, ho provato per cambiare, per avere nuovi stimoli, ecco. Allora, siccome sempre lì torniamo, perché c'è bisogno anche di sostegno, di aiuto di questi grandi sportivi triestini negli sport individuali, motocross, nella vela, insomma, poi ci vuole chi ti dà una mano. Quanto costa una stagione di motocross? Scusa, di enduro, passando a questa stagione? Guarda, adesso una cifra così, non so dirtela, ma molto, molto, sono molti soldi, veramente tanti soldi.
Io ripeto, la fortuna che comunque un team dietro che comunque mi dà le moto, mi dà tutti i ricambi, gli abbigliamenti, i caschi. Con che moto corri? Che... Con il Gas Gas, la marca spagnola. Ah. Sì, Gas Gas quest'anno. Sì, ripeto, sono fortunato, però comunque i viaggi, gli allenamenti, sì, sono sempre a spese la maggior parte mie, quindi sì, è sempre difficile. Ecco. È sempre tosta. No, noi ti diamo un grande in bocca al lupo sperando di vederti vincere qualche prova del mondiale, poi ci Crepi, chiami grazie. E ci mandi l'immagine assolutamente, così facciamo il servizio, perché insomma vogliamo supportare gli atleti della nostra città. Risentiamo un attimo ancora, anzi no, volevo andare a vedere la classifica, non l'abbiamo vista, della pallacanestro della 1 con il nostro Matteo Contessa. Se diamo la pista di calcio, diamo Rocco al motocross, non è il caso, però chissà che in futuro invece in altre aree si possa. Vediamo la classifica della 1, perché c'è una situazione di bagarre incredibile proprio nella zona di Trieste, nella zona dell'Alma, no? L'ottavo posto in questo momento è proprio quello occupato da Trieste, che dà l'accesso ai playoff, perché Bologna ha il vantaggio nello scontro diretto. Bologna, Trieste e Cantù 30 a 24, però Sassari e Brescia a 22 lì dietro, quindi c'è grandissima bagarre, Matteo. Ma come dicevo prima, con tutta questa bagarre è difficile poter fare delle previsioni. L'unica cosa che in queste situazioni paga è la continuità, la costanza, quindi è quello che serve. Io mi guardavo prima di iniziare la trasmissione un po' il calendario e direi che non c'è una favorita rispetto all'altra, considerando, diciamo, da Avellino fino a Brescia. Non c'è una squadra favorita sulle altre per calendario, sono tutte lì che si scontrano fra di loro, hanno tutte qua, bene o male, quasi tutte devono ancora trovare Milano, insomma, molte troveranno Milano, dunque siano Milano, Venezia, insomma, quindi c'è poco da stare a guardare. Io personalmente ritengo che per l'Alma un obiettivo potrebbe essere anche il quarto posto, perché secondo me Avellino, che comunque con noi ha perso di 40 e passa punti. E secondo la vedi me ancora più ottimistica questo. Sì, sì, fino al quarto posto la vedo, anche perché con tutti gli scontri diretti, considera che noi appunto con Avellino abbiamo un più 37, 38, 40, non mi ricordo, no, 40 e 42, 43, quindi certo. Voglio dire, abbiamo vincendo vantaggio. Ad Avellino te la metti subito dietro, o comunque te la puoi giocare. Io Brindisi temo, ma non so, ma magari vinceranno, possono giocarsela anche lì, ma per il resto direi che tra l'altro, Matteo, continuo. Parlare di calendario, c'è da dire che proprio questa accoppiata di trasferte, sì. Trento e Cantù, vincerne uno su due, sì. E l'altra tra l'altro andarci vicino, sì. Ci avevamo messo la firma. Sì, no? Anche perché tra altre cose, prima della doppia trasferta eravamo l'unica squadra che doveva giocarsi più trasferte che partite in casa, l'unica che giocava 5 fuori e 4 dentro. Adesso invece che si è tolto questi due fuori, ne ha 4 dentro e 3 fuori, quindi... Certo. Quindi si è ribaltato un po' il calendario, ed è credo una delle poche che gioca ancora 4 partite dentro rispetto alle altre dirette concorrenti. Certo, poi sempre considerando che l'ultima di regular season sarà a Milano. A Milano il 12 maggio. Ma non è detto che Milano sia in una condizione, certo. Diciamo, di dover vincere a tutti i ma costi. Ma per questo dicevo io, sommando le 4 in casa e 3 fuori, il fatto che Milano potrebbe essere già non più con la motivazione a 1000, ti dicevo, secondo me, se l'Alma arriva, arriva prima. Ecco, tra l'altro adesso arriva Cremona, no? Se non sbaglio. Arriva Cremona domenica. E quindi una partita complicata, perché sarà tra della terza, certo. Forza del campionato, però sì, per quanto in trasferta siano fatte cose importanti, imprese anche a Venezia, l'Alma in casa è un'altra cosa. Sì, in casa adesso si può giocare con tutti, compresa Venezia, diciamo le partite che restano si può giocare veramente con tutte quante. E, io credo che debbano ancora arrivare probabilmente almeno una vittoria fuori casa, dovrebbe arrivare ancora almeno per essere, se riesce a fare 10 punti, insomma... Certo. Allora, torniamo un attimo alla Triestina, perché in sala stampa Pavanelli ha parlato anche di Petrella, in particolare, tra l'altro interrogato proprio dal qui presente Roby Urizio. Ricordatevi sempre che il Grezza è rinato per l'Atletica, milioni di euro spesi ma rimane incompiuto. Vabbè, Pavanelli. Mi dovevo solo vedere quali due esterni era un po' più in difficoltà, ma Petrella sarebbe entrato se non al 45esimo, al 50esimo al massimo, non più tardi. Gli avevo detto che serviva la sua qualità per scardinare partite come questa. Lui, Hidalgo, sanno giocare tra le linee e quindi per noi queste partite qua sono degli apriscatole. Però è dura, la partita è lunga, giocavano 3-5-2, quindi è vero che nel calcio la controprova non ce l'hai mai, ma se io sfondo Petrella in un lavoro massacrante di raddoppi eccetera, probabilmente nel lungo periodo
ho di meno. Quando la partita è su un binario di parità e manca un tempo, lui ha una verve tale che quando i ritmi calano anche per gli avversari può rompere le scatole, e quindi così è stato. Servono anche queste armi? No, le abbiamo sempre usate. Quando le abbiamo avute, le abbiamo sempre usate. E ripeto, noi adesso per noi questa qui secondo me è una cosa che abbiamo nelle nostre corde, ma noi siamo stati molto bravi a fare tutto il girone d'andata sempre con Procaccio prima punta per tantissimo tempo, con Beccaro sotto punta, abbiamo fatto tantissime partite così e facendo risultato, giocando ottime gare, a volte ci si è dimenticati di questo nelle valutazioni e invece credo che stiamo facendo un campionato straordinario noi. Allora, una battuta con Tommaso Coletti anche sul neo papà Petrella, che effettivamente è entrato in corsa, non solo ha segnato ma anche ha messo un assist super a Costantino, ed è un altro di quegli uomini che Pavanelli ha a disposizione da mettere in campo e che molto spesso riesce a fare la differenza. Tra l'altro lui ha un talento tecnico clamoroso, l'anno scorso ha fatto un gol da... insomma, un Eurogol che ci è rimasto ancora negli occhi, no? Che hanno dato un po' tutti i media. È un'altra arma importantissima. Ma innanzitutto, scusami se preciso, ma ha fatto due assist prima del gol. Ha fatto due assist, quindi gli diamo merito del fatto. È normale che un giocatore che, soprattutto se entra a partita in corso, magari con un po' di stanchezza da parte degli avversari, è devastante. Poi messo in quelle condizioni, con la velocità che ha, il piedino che ha, può fare la differenza. Se si applica in questo modo a trovarsi la posizione, che diventa veramente, a partita in corso, diventa fortissimo. Ti vedo annuire Roberto, che tra l'altro interrogavi proprio su questo il mister in sala stampa. Sì, io l'interrogavo, l'ho chiesto più che altro come una tegola, come l'infortunio di Baritti, che forse era stato il migliore in campo al primo tempo, sia poi diventata una risorsa con l'ingresso di Petrella. No, Petrella ha già detto tutto, Tommaso. Peccato solo che la piccolina sia nata proprio il giorno prima della partita col Pordenone. Ma che poteva risultare utile. Questo è stato un piccolo difetto, però anche lui in comunque un altro... giocatore che serve tanto. Questo è comunque un altro vantaggio indotto di avere questa rosa adesso larga, perché puoi giocare anche su queste cose qui, cioè avendo la possibilità di avere più cambi e di avere tutti questi giocatori, ti puoi giocare anche l'arma del usiamo l'apriscato nel momento in cui le altre squadre cominciano magari a stancarsi un po' e quando mollano un po' la presa, come dire, allargano le maglie della difesa, e entra questo e diventa devastante. È un'arma in più che hai, no? Bene, bene. Allora, Tommaso, prossime partite, cosa ci racconti guardando alle prossime gare, che tra l'altro sono entrambe le prossime due in trasferta? Ma diciamo che la prossima, come tutte, è il crocevia, secondo me, perché questa squadra è molto organizzata. È molto forte sotto il piano tecnico-tattico, quindi sarà una partita tostissima da affrontare. E quindi naturalmente noi dobbiamo vincere, quindi c'è poco da stare a farsi idee. Noi dobbiamo vincere, quindi il mister preparerà la partita nel migliore dei modi. Io credo per essere più aggressivi possibili. Onestamente, con tutto il rispetto per l'Imolese, io credo che abbiamo qualità per vincere questa partita, quindi dobbiamo fare di tutto per portarla a casa. Beh, tra l'altro avete dimostrato anche a Vicenza di impattare le partite nel primo tempo in maniera veramente gagliarda, perché la partita di Vicenza avete giocato anche in un campo con 10.000 spettatori che in Serie C si vedono raramente, e avete fatto veramente... Ma ripeto, secondo me quel discorso della consapevolezza è tradotto in questo. Ci sono state partite negli ultimi tempi che al girone di andata le avremmo sofferte, avremmo subito qualche occasione. Siamo più quadrati, cioè è come se aspettiamo il momento giusto per far male, e quando andiamo a far male facciamo male. E quindi è una grandissima cosa il fatto di aspettare, magari che un avversario abbia una disattenzione, che ci sia la possibilità di fare una giocata. E ripeto, purtroppo le partite non si vincono col foglio e la carta. Se fosse tutto così facile, certo. Ma c'è un punto in cui secondo te l'Imolese può attaccare, perché voi magari avete l'arma per poterle far male? È ovvio che bisogna impegnarsi sempre, tutti, come dicono tutti i giocatori, certo, per meglio, eccetera. Però c'è una cosa sulla quale tu pensi potete insistere per riuscire a bucare? Ma io credo che l'Imolese abbia un grande palleggio proprio come squadra, faccia proprio del palleggio
un punto di forza, possesso, cioè palla. Palleggiano per farti uscire in modo da colpirti nel momento in cui tu sei scoperto. Quindi adesso non lo so esattamente l'allenatore come farà, però se noi saremo attenti e aggressivi e saremo alti, li terremo lontani innanzitutto dalla porta e cercheremo di, magari di rubare palla proprio nel loro punto di forza. Quindi però dobbiamo prepararla bene, perché magari con loro una uscita sbagliata di un giocatore può significare correre 50 metri indietro. Quindi è una partita particolare da preparare, sì. Certo, sottoscrivo quello che ha detto Contessa, è un piacere sentire parlare Coletti, perché insomma mai banale è... Per quanto riguarda, secondo me farà l'allenatore. Sì, grazie, è troppo gentile. Ma secondo me farà l'allenatore, mi sembra abbastanza... E poi di lunedì alla voce, perché di solito quando vieni in sala stampa dopo la partita è sempre senza voce. Vabbè, oggi è andata bene. Oggi è andata bene. Oggi è quanto i 50 metri indietro, chiamate Costantino, che insomma lui se li fa senza problemi. Come ho detto io, Mago. Oggi gli allenatori avversari, giustamente lui del Limonese, è una squadra che poi... a pochi punti meno di noi. Assolutamente. Il problema oggi la marcatura di due attaccanti, poi lasciamo Petrella e lui, sono gli altri a avere delle difficoltà, altri. Perciò come giocano adesso con la preparazione che hanno, e sono esplosi proprio. È come la stagione, no? L'estate comincia a sudare, vai al mare, eccetera. E fiorita la Trieste. Oggi, secondo quello che penso io, non c'è squadra nel girone nostro che possa stare dietro loro. Perciò 16 punti a disposizione, ne perderemo due, no? Perché... Boh. Mentre Roberto Urizio fa gli scongiuri, Mago, vai, un momento. I carabinieri, io amo i carabinieri, però ogni tanto, sì. Mesi e mesi che non racconto. Vai. Un carabiniere ferma una macchina, signora in macchina, qua, Barissario, e in multa fa, lei in contravvenzione, lei c'ha un cane dietro la macchina che non c'ha la rete di protezione. Sì. Baressale o un peluche, non mi interessa la razza, legge e legge. Bella questa, delicata. Ci vediamo lunedì sera alle 21, sempre qui su Tele4, il Caffè dello Sport. Ciao! Hai capito, no?